2006, il Comune di Roma assegna un alloggio popolare alla sua famiglia. 10 anni dopo, in mezzo c'è una condanna definitiva per chi aveva firmato quelle assegnazioni. Lo stesso Comune chiede indietro questo e gli altri appartamenti, diciamo così, coinvolti nella vicenda. Ora, non siamo qui per scavare il caso dell'assegnazione, caso del quale, tra l'altro, non ci risultano coinvolte le persone che hanno avuto la casa. Noi però vorremmo capire se Maria Noemi, 11 anni, invalida al 100% per un parto che non è stato guidato come avrebbe dovuto, dovrà o no lasciare la casa. E per avere la risposta abbiamo al telefono l'assessore al bilancio e al patrimonio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori. Senta, oggi in manifestazione sit-in davanti al Campidoglio abbiamo visto che poi lei ha incontrato il papà di Maria Noemi. Sì, allora col papà di Maria Noemi abbiamo già avuto diversi incontri, anche precedente a quello odierno. E è stato possibile, diciamo, raccogliere tutte le informazioni legate alla sua situazione, quindi questo mi ha permesso anche di proporre all'interno dell'amministrazione una richiesta di parere all'avvocatura per comprendere esattamente quali fossero i diritti chiaramente di Noemi e quindi del papà e della sua famiglia rispetto ai provvedimenti che sono in corso da parte dell'amministrazione su diciamo dietro l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria che si è conclusa, che ha previsto quindi tramite sentenza l'annullamento di tali atti di affidamento di questi alloggi. Quindi una soluzione, state cercando la strada per una soluzione, diciamo così, intelligente a un caso che è obiettivo, perché l'emergenza è obiettiva. Assolutamente sì, c'è innanzitutto un interesse collettivo generale che va tutelato e va tutelato indipendentemente da tutto. Se poi la soluzione che era stata individuata a suo tempo era una situazione certamente al limite della legalità, nel senso che chiaramente il padre di Noemi e la sua famiglia non avevano responsabilità in merito, ma il magistrato ha ritenuto che tali atti fossero appunto non legittimi, questo ha portato chiaramente al provvedimento di annullamento. Tutto chiaro. Su questo abbiamo chiesto un parere e abbiamo richiesto in particolare l'applicazione dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 90. Questa insomma è la strada che stiamo percorrendo per rilevare appunto l'interesse generale, l'importanza di tale provvedimento di annullamento a questo punto del provvedimento fatto in questo momento dall'amministrazione in virtù di questo articolo. Ecco, questo è insomma il percorso che stiamo portando avanti, facendo presente all'amministrazione, in questo caso agli uffici dell'amministrazione, che ci sono nel momento in cui si fanno queste iniziative che si rivolgono poi a, mi dicevano, più di 300 soggetti, che vanno valutati singoli casi. Esatto, a proposito di singoli casi, abbiamo letto che ce n'è un altro sull'agenzia ADN Cronos, una signora di 75 anni, vedova, soffre di Parkinson, 4 figli, si chiama Mirella Scuccato, e il figlio ha spiegato: 10 anni fa mio papà era disoccupato, la mia mamma era casalinga, noi eravamo 4 figli, e poi la domanda era: ma com'è possibile che ci hanno messo 10 anni per rendersi conto di questa situazione, e ora com'è possibile che mia madre, che soffre di Parkinson, invalida al 100%, debba lasciare l'alloggio, l'abitazione? Guardi, anche questo caso che lei sta menzionando è analogo a quello appunto del papà di Noemi e quindi di Noemi e della sua famiglia, quindi anch'esso viene attenzionato nello stesso modo che stiamo facendo per quanto riguarda la situazione di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi è lo stesso percorso? Assolutamente sì, c'è un interesse generale, in questo caso stiamo parlando di situazioni di fragilità evidenti e conclamate. Ma i 10 anni sono passati perché ci sono voluti 10 anni per arrivare a sentenza sul caso, e prima ovviamente non era possibile prendere provvedimenti, è questo il nodo? No, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione, in effetti le procedure, e lei lo ha detto anche all'inizio della trasmissione, in effetti sono incolpevoli queste persone, perché non erano al corrente assolutamente che i provvedimenti erano stati realizzati da soggetti che in qualche modo non hanno rispettato la legge. Ecco, quindi questo loro sono incolpevoli da quel punto di vista. Dall'altra parte l'autorità giudiziaria ha impiegato tempo per individuare questo tipo di fenomeno. Appunto per questo dicevo che l'applicazione e la valutazione dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 90 apre
un fronte invece abbastanza consolidato circa la inopportunità di provvedere al rilascio forzoso di questi immobili, di questi alloggi. Ecco. Assessore Mazzillo, lei diceva in questi casi particolari c'è l'interesse generale, negli altri casi come si procederà? Allora, correttissima la domanda, anche qui le ripeto, c'è una richiesta di parere avanzata all'Avvocatura Capitolina e quindi attendiamo comunque una risposta da parte degli uffici, in questo caso da parte dei legali dell'amministrazione, che sicuramente ci offriranno un quadro più dettagliato rispetto anche a questo caso. Senta, un'ultima cosa, però non aspettiamo una domanda e le vogliamo sottoporre un caso. Noi abbiamo raccontato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, della multa dei vigili urbani da 6.000 euro ad un'associazione che a settembre raccoglieva i fondi per i terremotati di Arquata del Tronto, l'associazione di Villa Fassini qui a Roma. Una vicenda che ci è rimasta nel cuore per i motivi che sono evidentissimi e non c'è bisogno di spiegare. Volevo chiederle questo, se è possibile andare incontro all'associazione, lei ha avuto sentore di niente perché il sindaco di Arquata aveva investito la sindaca Virginia Raggi della vicenda. Le possiamo affidare questa storia a cui teniamo molto, lei è assessore al bilancio tra l'altro ovviamente. Sì. Guardi, innanzitutto tutte queste dinamiche che mi dice lei giustamente sono frutto a volte anche del lavoro degli uffici che non arrivano poi direttamente all'amministrazione centrale, quindi chiaramente come possono esistere situazioni di errore, no? Adesso non dico che questo sia certo, il caso, no. Sicuramente andremo a fondo e comunque come la sindaca ha detto sono certo che già lo sta facendo e sta cercando di capire quali siano le strade per cercare di risolvere una situazione che è obiettivamente faticosa, diciamo così. Andrea Mazzillo, assessore al bilancio di Roma Capitale, grazie per essere stato con noi.